Ciao a tutti e ben ritrovati in Venimecum, dove, come suggerito dal titolo, andremo a rispondere al commento di Pier Marco che, essendo un appassionato di criptozoologia, riguardo al video su Ogopogo mi scrive: mentre ritengo plausibile la presenza negli oceani di creature di cui ancora ignoriamo l'esistenza, come si può spiegare la presenza di una singola creatura in un lago? Come si potrebbe riprodurre? E anche ammettendo la possibilità che si riproduca per partogenesi, comunque la popolazione di suddetto animale tenderebbe ad aumentare. Può gentilmente esporre la sua teoria in merito? Allora, diciamo che più che domandarsi in che modo si possono riprodurre queste creature, ovvero se hanno bisogno di un partner, oppure se siano in grado tramite partenogenesi di riprodursi in modo autonomo, bisognerebbe prima trovare le risposte ad altre domande, e cioè ogni quanto tempo si riproducono, quanti cuccioli mettono al mondo quando si riproducono, quanto tempo ci vuole a questi piccoli affinché possano riprodursi a loro volta e qual è la durata media di vita di queste creature. Perché? Perché se ad esempio queste creature si riproducessero come fanno le lamprede, ovvero una sola volta nell'arco della loro vita, e mettessero al mondo un solo piccolo, e questo piccolo per potersi riprodurre dovesse aspettare 20 anni, quando l'età di vita media fosse di 50, allora noi avremmo che nell'arco di 50 anni in un lago ci sarebbero al massimo dei 3 ai 4 esemplari. Quindi, dato che non possiamo stabilire con certezza qual è il loro ciclo riproduttivo e qual è la durata di vita media di queste creature, la risposta più plausibile alla domanda come si può spiegare la presenza di una singola creatura in un lago è che molto probabilmente queste creature tendano ad andare nei laghi solo per riprodursi e una volta che si sono riprodotti tendono a tornare da dove sono venuti. In questo modo si spiegherebbe come mai lungo le coste di Vancouver Island, che sono bagnate dall'Oceano Pacifico, gli avvistamenti sono più numerosi e più frequenti e dove si arriva anche ad avvistare creature della lunghezza di 30 metri, mentre nel lago Okanagan gli avvistamenti sono più sporadici e riguardano gli avvistamenti di creature la cui lunghezza varia tra i 5 e i 9 metri. Ora, ovviamente, questa è un'ipotesi, perché, come dicevo prima, l'unico modo per essere certi di dare una spiegazione a queste domande è riuscire a stabilire qual è il loro ciclo riproduttivo e qual è la durata di vita, media che hanno queste creature. In caso contrario, qualsiasi teoria è valida. Beh, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi per l'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum, dove andremo a parlare di un nuovo argomento. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.